passaggio davvero molto importante per quello che è certo un campo da golf, di cui ci onoriamo di vedere la prospettiva di essere un po' la Coverciano del golf, perché è il centro nazionale del golf, quello che diventerà qui a Cavriglia il golf club, ma all'interno di un contesto che porta a essere il borgo di Toscana riqualificato, Castelnuovo d'Avane, già Castelnuovo dei Sabbioni, la prospettiva di un grande parco sportivo che animerà il rapporto fra ambiente, cultura, natura che vive Cavriglia, e contemporaneamente una serie di interventi che, laddove vi era una prospettiva di abbandono dopo i drammi che durante la Seconda Guerra Mondiale portarono questi a essere luoghi di massacri, ad essere invece il centro di riqualificazione di una Toscana che guarda con speranza al futuro. Perché noi stiamo vivendo uno per uno tutti quelli che sono i luoghi, 62 comuni che hanno subito danni molto gravi, e in tutto l'IRPET ci ha stimato in più di 2 miliardi quello che sono i danni alle famiglie, alle imprese, per non parlare di quello che sarà il lavoro di ricostruzione degli argini, delle aree di laminazione, delle opere di prevenzione rispetto al dissesto idrogeologico. E quindi io ringrazio di cuore, perché qui oggi al Goplet di Cavriglia vi è il pensiero e l'aiuto concreto per poter ripartire. Ci sono persone, imprenditori che hanno perso tutto, e il fatto della Toscana, grande cuore di solidarietà, si respira anche qui a Cavriglia. Con innanzitutto l'attribuzione di soggetto attuatore, e quindi di agire per mio conto con delega a tutti e 62 comuni interessati, e anche a Alia, che si sta preoccupando e sta lavorando molto bene per la raccolta degli ingenti rifiuti che verranno fuori da questa devastazione, e Publiacqua per gli spurghi e le operazioni di riallaccio. Naturalmente tutta la Toscana è intorno a persone che hanno veramente vissuto grandi danni e che stanno già, dopo poco più di 10 giorni, dando il segnale che il cuore grande di questa regione sta offrendo un segno di ripresa come nessuno finora in casi di questo genere aveva mostrato.